magari. No, no. Quando voi partiamo, io parto in presa diretta, vai. Amici, ci troviamo stasera qua in via 20 settembre, siamo in compagnia degli Angeli di Sardegna, volontari che durante le ore serali e non solo presidiano la città, anche per aiutare i clochard, i senza tetto, coloro i quali purtroppo vivono un'esistenza infelice. Siamo qua in compagnia proprio di Giancarlo Murgia, presidente, e degli altri componenti della squadra. Buonasera Giancarlo. Buonasera. Allora, stavamo accennando, ci troviamo all'interno dell'ex tesoreria dello Stato. Ci avete segnalato, insomma, la situazione. Sì, qua ci dormono delle persone, infatti come vediamo là sotto, sì, sicuramente ci buttano tutte le porcherie, fanno i loro bisogni. Poi una sorta di bagno all'aperto. Si mettono un materasso qua all'angolino e dormono. Ma non solo qua, a Cagliari sono tanti che dormono in strada. Ok. Quindi, via Saver di Jeddah, nella zona del porto, stazione marittima, un po' sparsi dappertutto, in via Dante, come molti sapranno. Voi organizzate le squadre per uscire, sì, prevalentemente nelle ore serali, notturne? Noi facciamo, giusto, due turni, dalle 17.30 alle 20.30, dalle 21 alle 24. Magari se succede, quando succede qualche imprevisto, possono succedere incidenti o troviamo delle persone bisognose, allora rimaniamo anche sino alle 2.30 del mattino con i miei colleghi. Questa è una squadra che era in servizio 17:30, dalle 17.30, poi alle 21 escono altre due squadre. Certo, ok. Quindi non soltanto coperte, abiti, indumenti per coloro quello i quali riusciamo, purtroppo... Esatto. Quello che riusciamo a recuperare, se qualcuno ci dà del cibo in scatola, perché sono persone che non possono cucinare, perché vivono, non hanno niente, no? Se ci danno qualcosa, se qualcuno ce lo può dare, certo, coperte oppure altra roba, noi la consegniamo. Adesso in compagnia dei volontari e gli Angeli di Sardegna ci proviamo a avvicinare in una zona dove dovrebbero esserci delle persone che stanno dormendo. Sì. Andiamo. E qua siamo proprio all'interno di un grande palazzone, l'ex tesoreria dello Stato. Vediamo. Qui hanno già... Sì, ci sono dei... Sono preparati i materassi, vedi, con la loro roba... Segno evidente proprio che ovviamente qua, soprattutto durante le ore notturne, ovviamente, come potete vedere, amici, coperte, materassi... Per ripararsi dal freddo. Ok. C'è anche la fotografia. Della persona che dorme. Sì. Qui un tempo, io ricordo, forse neanche un anno fa, qua sopra, al primo piano, c'erano ugualmente delle persone che, sì, oramai avevano creato una vera e propria baraccopoli, giusto? Perché era una... cioè, era diventato uno schifo, per essere più... perché c'era di tutto, siringhe, cioè tutti i loro bisogni in terra, cioè non, era una zona dove non si poteva passare, quindi sono stati, magari si sono trasferiti da qualche altra parte... È stato tutto ripulito, però come vedi, poi, solo che qua almeno tengono pulito, perché anche loro non è che, cioè, vivono in strada. Certo. Magari vanno, le portiamo da mangiare noi o altri volontari, che ci sono tante altre associazioni a Cagliari. Passa il camper della Caritas. Ok. Possiamo anche stimare numericamente quante persone bisognose qua a Cagliari, magari anche nelle zone periferiche, che purtroppo hanno necessità impellente di aiuto? Guarda, che conosciamo noi personalmente, ne sono rimasti pochi in strada, saranno una ventina, ma 3-4 anni fa erano tanti, tanti. Sì, 300 persone, sì. Magari in parecchi invece hanno scelto anche un'altra strada, quella magari di poter dormire, allora, alla Caritas ad esempio. Molti, giusto, vanno a dormire alla Caritas, però tanti vogliono vivere così perché non ci sono regole in strada. Invece se vanno a dormire alla Caritas hanno un orario da rispettare, non devono bere, certo, non devono fumare. Invece molti purtroppo hanno il vizio della droga, del vino, e quindi, certo, preferiscono dormire in strada. Giancarlo, da quanti anni tu fai volontariato? Vabbè, io ho 4 anni, cioè il mio collega, lui c'è prima di me, c'è 5 anni, gli altri sono tutti 3 anni, 2 anni, però sono tutte persone che mettono a disposizione il loro tempo, perché poi ci, certo, autofinanziamo, che nessuno ci dà niente, no? Ok. Capito?
Bene, amici, questa è la situazione. La telecamera di Antonio stava proprio inquadrando questo giaciglio così realizzato alla bella e meglio. Qua accanto a me c'è un componente anche ovviamente della squadra con chi abbiamo il piacere. Io sono Monkey. Nome ovviamente utilizzato proprio perché solitamente nome e cognome è meglio non utilizzarle, ma sì, per sì. Quale motivo? Per questione... diciamo che è riservato, solo le forze dell'ordine lo sanno. Perfetto, perfetto. Noi per strada dobbiamo uscire come Nick. Certo, ok. Abbiamo tutti un nome in codice in pratica. Ok. Cosa si prova ovviamente a fare del bene a chi purtroppo soffre? Cioè, quali sono le ragioni che poi vi spingono fondamentalmente? Allora, noi prima di uscire ci facciamo un esame di coscienza. Certo. Perché ci troviamo in tanti in queste situazioni. Il lavoro sta sempre diminuendo. Non augura a nessuno quello che provano queste persone che stanno per strada. Non parte dall'essere che vive per strada, ma c'è sempre qualcuno che purtroppo li fa vivere in questo modo. C'è stata una situazione più di altre che magari proprio ti è rimasta impressa, insomma, ti è rimasta un tantino, diciamo, più a cuore rispetto ad altre? C'è qualche situazione di qualcuno, magari di alcune persone, che in tutto questo tempo che avete magari anche assistito ti è rimasta proprio anche dentro? Sì. In pratica, il periodo di novembre e dicembre uscivamo la notte per portare le coperte, sì, diciamo, ai bisognosi. Io ho incontrato amici che non vedevo da 30 anni, io ho 47 anni, e ritrovando per strada compagni delle scuole elementari, questo non lo tollero. I cosiddetti nuovi poveri praticamente, persone nuovi poveri, che magari sì, si sì, sono che trovate... quasi quasi avevano pure vergogna di salutarmi, perché purtroppo la vita sta andando male. E dopo aver concluso questo sopralluogo abbiamo commentato con gli amici degli Angeli di Sardegna la situazione purtroppo ancora drammatica, tante persone abitano dove possono, quindi si rifugiano in luoghi al riparo dal freddo e naturalmente da altre situazioni. Continuiamo anche a conoscere a questo punto gli altri membri della squadra, gli Angeli di Sardegna. Ci troviamo in compagnia di? E Johnny. Ok. Per quale motivo, chiediamolo anche al signor Gianni, per quale motivo si comincia, diciamo, a intraprendere esperienze belle come queste di volontariato? Lei cosa faceva? Ma io sono andato in pensione 3 anni fa. Ovviamente andare in pensione significa anche mettersi pantofole, stare a casa, esatto, a guardare la televisione, cosa che non che rientra. Lavoro faceva? Io stavo nei cantieri, ero direttore tecnico di un'impresa e niente, quindi ero sempre in movimento, sempre all'aria aperta. Al momento in cui poi ho smesso di lavorare, perché sono sopraggiunti i limiti di età, certo, ormai, e quindi ho ritenuto opportuno dover fare qualcosa per gli altri, perché gli altri hanno bisogno. Io leggevo sempre, seguivo i servizi televisivi di gente che aveva bisogno, e quindi mi sono messo in gioco. Ho trovato l'associazione Angeli di Sardegna, che mi hanno accolto con entusiasmo. Io con lo stesso entusiasmo, tutte le volte che ho la possibilità di uscire in squadra, mi do da fare per gli altri. Da quanto tempo presta servizio io con gli Angeli? Presto servizio 2 anni e mezzo circa, quindi poco dopo che sono andato in pensione, appunto. Sono andato in pensione 3 anni fa, mi sono dato subito da fare per cercare di fare qualcosa per gli altri. Va bene, grazie per ora. Proseguiamo a questo punto anche conoscendo altri componenti. Allora, leggo qua la targhetta Peppone. Buonasera Peppone. Buonasera a voi. Lei che lavoro svolge abitualmente non indossando questa divisa, se io possiamo lavoro dirlo? Amministrazione pubblica, lavoro al Brozzo. Ok, ok.
quali suggerimenti a questo punto poter dare agli amici che ci stanno ascoltando da casa, insomma, anche magari per rompere questi indugi, insomma, e fare volontariato? Cioè. La verità è che molti non lo vogliono affrontare perché hanno paura di mille situazioni. Invece se tu esci in strada ti accorgi che la vita è diversa da quello che ti fanno vedere, oppure che pensi che sia così. L'ideale sarebbe uscire, vedere e confrontarsi con le altre realtà, che la realtà è di molta gente che veramente sta molto male. E ce ne sono tanti. Non sembra però Cagliari, che è una piccola cittadina, c'è stato un periodo, come ha detto l'altra volta il mio presidente, sì, che veramente sono stati un numero veramente elevato. Ultimamente sono diminuiti, però c'è sempre fame. Non più crisi, ma c'è fame. E la gente comune, che comunque non la vede, non ci pensa. Solo uscendo in strada, ripeto, la vedi. La tocchi con mano e ti rendi conto che la gente sta male. Perfetto. L'ideale sarebbe uscire di più in strada la notte, che vedi realtà diverse, come lo stesso anche la mattina, però la realtà che vedi la mattina la vedi la sera, perché molta gente si chiude in casa la mattina ed esce la notte e viceversa, sempre questi poveri, certo, perché hanno paura delle conseguenze, quelle di rapportarsi con gli altri, perché non c'è dialogo, loro hanno paura a rapportarsi con la persona cosiddetta normale. Perfetto, allora con questi buoni auspici io potrei dire chiudiamo questa puntata, concludiamo proprio col presidente Joe, diamo anche i contatti, i recapiti sia telefonici che non, attraverso i quali le persone possono mettersi in contatto con voi. Sì. Tra l'altro siete alla ricerca anche di una nuova sede. Sì, allora siamo alla ricerca di una sede, se qualcuno ha anche uno scantinato, una stanzetta, giusto, certo, per farci un ufficio, fa piacere e noi, perfetto, continueremo a fare i nostri servizi. Poi se qualcuno ci vuole aiutare per aiutare, sì, gli altri, non, esatto, per noi, perché noi, grazie, quindi, a Dio ancora lavoriamo e da mangiare non ci manca. Però quindi ad esempio con abiti coperti, strada, magari coperti, anche generi anche, alimentari. Certo, generi alimentari, può contattarci tramite, siamo su Facebook, perfetto, oppure la nostra pagina internet. Sì. gliangelidisardegna.it, perfetto, oppure può chiamare a me, il mio numero 349 74 93 925. Benissimo. E poi volevo anche, sì, far vedere le mie colleghe, perché, esatto, anche perché abbiamo visto ci sono delle, cioè, sì, stazione è fatta da donne, perfetto, infatti, quindi, troviamo qua due ragazze che possiamo anche salutarle, nome in codice? Kaila. Aira, ok. Dea, ok. Da quanto tempo siete in associazione? Da pochissimo? Un mesetto sarà. Un mesetto? Un anno e mezzo. Okay, perfetto. E nella vita di tutti i giorni cosa fate abitualmente? Lavorate o... Io faccio l'operatore sociosanitario. Quindi diciamo in questo settore alla fine hai toccato con mano quelle che sono le problematiche comuni, insomma, come... Sì. Lei invece? Sto dando una mano in macelleria, ma... Cioè, volendo cerco anche altro, voglio dire, però sto cercando di dare una mano. Perfetto. Allora amici, come naturalmente spesso accade, anche coloro i quali fanno qualsiasi altro lavoro o magari si trovano pensionati o studenti o quel che volete, a questo punto non esitate, se avete voglia di dare una mano e di rendervi utili, a contattare gli Angeli di Sardegna. Grazie.